Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok e su Twitch, link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, ieri sera oltre ai panel dei Marvel Studios si è tenuto anche quello relativo all'universo di Star Wars, dove hanno mostrato finalmente il trailer della terza stagione di Mandalorian. Quindi godetevi la mia reaction tratta dalla live di ieri sera e poi qualche parere. Io già piango su sta scena. Subito. Quello che hai salvato. Tu gli farai da padre. Un clan. Ha cambiato guscio? Di due. Ma tu ti sei tolto l'elmo. Azz. Quindi non sei più un Mandaloriano. Gli unici due episodi da vedere di Boba Fett. Guarda che bello! Il tuo culto ha diviso il nostro popolo. Dov'eri a quel tempo? Mamma mia, che bello! Pensavi che tuo padre fosse l'unico Mandaloriano? Coraggio, piccolo. Reggiti. Ale! Pronto per un'avventura? Cazzo sì, che bello, che bello, che bello. 2023. Che bello. Che dire ragazzi, Mando è sempre Mando, rimane il mio prodotto preferito di Star Wars degli ultimi anni e questo trailer della terza stagione si mostra a piena potenza, ci fa vedere una sorta di lotta interna tra i mandaloriani, dato che il nostro protagonista si è tolto il casco, quindi è stato cacciato via dal credo. Tutta questa parte qui l'hanno mostrata con due episodi centrici interamente su Mando nella prima stagione di The Book of Boba Fett, quindi se avete visto questo trailer e non vi tornano pezzi, andate a recuperare almeno quelle due puntate che sono l'unica cosa decente di quella cozzaglia di roba che è The Book of Boba Fett. Continuo a essere dell'idea che quei due episodi devono essere i primi di questa terza stagione di Mando e per qualche motivo abbiano deciso di inserirli all'interno di The Book of Boba Fett per tentare di salvare il salvabile. Mossa assolutamente sbagliata secondo me, perché uno se passa dalla seconda stagione a questa terza stagione si perde assolutamente pezzi, anche perché nel finale della seconda stagione Grogu e Mando si separavano, qui sono di nuovo insieme e sicuramente faranno un riassuntone, ma non ha senso che fanno vedere la loro reunion, dato che è trama fondamentale per Mandalorian in un'altra serie. Comunque ragazzi, non vedo veramente l'ora. Bo-Katan credo che combatterà contro Mando per prendere il possesso della Darksaber. Hype alle stelle, sicuramente il prodotto legato a Star Wars che più attendo in assoluto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, mi raccomando, con un commentino qui sotto, e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!